questo Fabio, quanto questa squadra rispecchia il tuo carattere? Cioè, quello che vediamo in campo è Fabio Pecchia. Ma io l'ho sempre detto, che sono responsabile di tutto quello che succede in campo, quello che dall'inizio dell'anno ho detto, perché per quello che dobbiamo fare, quello che vogliamo fare. Se poi la squadra rispecchia il mio carattere, non lo so fino a che punto. È chiaro che l'allenatore mette un timbro notevole su quello che è la squadra, su quello che è l'atteggiamento della squadra, per cui poi si arriva a un certo punto e si diventa un tutt'uno, allenatore e squadra, quindi per me si diventa un blocco unico. Cioè, perché, no, ti ho fatto questa domanda perché questa squadra è esteticamente bella, no? Sempre alla ricerca del bello. A volte sembra una squadra che è poco carogna, poco grintosa, insomma che gioca un po', se mi permetti, sulle uova, no? Certe volte. Allora mi chiedo, è perché tu trasmetti questo, però io mi ricordo come tu da calciatore, così, no? Perché non sono stato mai un carogna proprio di prima categoria, cioè, e ti vedo in allenamento, sei ancora molto determinato, molto intenso. Questo mi fa un po' più... E certo è una squadra che ha dimostrato grandi qualità, cose che non ho mai avuto, per cui piacerebbe avere un mix che tante volte l'abbiamo dimostrato, questo è evidente, noi abbiamo fatto partite sporche, maschie, tante volte l'abbiamo buttate per mancanza in queste situazioni, questo è vero, fa parte della crescita, la crescita di ognuno, di un gruppo fatto di, e non voglio parlare di bravi ragazzi perché è un gruppo straordinario di grandi valori che in alcuni momenti, oltre alle qualità tecniche e tattiche, bisogna metterci qualcosa in più per portarlo a casa il risultato. Io penso alla partita di domenica dove dopo i 30 minuti, nell'ultimo quarto d'ora, c'era un'atmosfera straordinaria, bellissima, dove c'era un tutt'uno squadra e 15.000 tifosi. Questo è quello che mi piacerebbe vedere sempre di più, tirati giù con la testa a cercare il risultato, a raggiungere, a volerlo fare. E lì c'era di tutto, in quei 15 minuti ho visto una squadra con carogna, con voglia, con cattiveria, con qualità. Dobbiamo saperlo fare costantemente. La crescita è questa, farla non in 2-3 partite e poi scivolare, ma farla continuamente. La vera crescita passa di là. Poi volevo chiederti un aiuto, perché allora, finita la partita venerdì sera, non avevo dubbi, ti dico la verità. Benedetto ha giocato meglio del Verona. Questa è la sensazione che mi ha restato. Tutti noi che eravamo in studio abbiamo visto questo, pubblico che era a Bentegodi, insomma, feedback mi dicevano questo. Poi però arrivano i dati della partita, no? Allora sabato con calma li guardo e vedo, cavolo, dei dati che non sono di poco superiori al Benevento, sono enormemente superiori. 24 tiri a 8, 6 occasioni contro 2, cioè adesso insomma cross dal fondo, indice di pericolosità. Allora mi sono chiesto, scusa, che partita ho visto? Perché ho avuto questa sensazione? E mi sono ripromesso di chiedertelo, così mi dai una mano. Perché ho avuto la sensazione, abbiamo avuto la sensazione che Benevento abbia giocato meglio di noi? Ma questo l'ha avuto anche Baroni, che ha dichiarato che meritava di vincere, ma io gli faccio i complimenti perché hanno fatto una partita di personalità, l'hanno voluta fare sin dall'inizio, sin dalle prime battute. Io ho avuto, al di là della sensazione, i dati, che mi piace dare il giusto valore dati, ma i dati poi hanno... cioè, sono per certi versi un po' freddi, valutarli così. È vero che abbiamo tirato tante volte verso la porta, e abbiamo creato tante situazioni e in alcuni momenti abbiamo anche subito il palleggio del Benevento, però alla fine dei dati abbiamo avuto molto più palleggio del Benevento, i dati fisici abbiamo corso il 30% in più rispetto a loro e lascia negli occhi perché io credo la vostra sensazione che da noi volete sempre di più e meglio. Questo vostro stato di insoddisfazione, io credo questo, ma lo dico con assoluta serenità, questo per noi è uno stimolo, anche per me, perché da noi sempre si vuole una prestazione di alto livello e prestazione di qualità, che oltre al gol che abbiamo fatto partendo dal portiere, azioni del genere vengono fatte con ripetizione, fatte sempre e senza subire mai una ripartenza, senza subire mai un tiro in porta. Io credo che un po' lascia questa la vostra sensazione di voler dire, però io dal pubblico non ho visto questo, perché il pubblico
pubblico a fine gara c'era un clima straordinariamente bello. Cioè io credo negli ultimi, dopo il rigore, abbiamo avuto altre due situazioni per fare gol e c'era qualcosa di straordinario. Vincere una partita del genere, questa poteva entrare in campo di corsa, io tuffarmi nel Bentegodi, però ho visto una squadra che ha voluto soffrire, ha saputo soffrire, perché ripeto, il Benevento è una squadra di qualità, con giocatori di qualità, allenata bene, si era messa a partita sui binari giusti per le ripartenze, per spaccare la partita, e noi sul 2-1 abbiamo continuato a creare senza subire tiri in porta, perché poi alla fine già Nicolas non è intervenuto, a parte un tiro il secondo tempo senza grosse di Ceraulo. Quindi io credo questo clima che si è creato intorno alla squadra, perché anche a fine gara tanti mi dicevano dove è finito il Verona. Io continuo a dire Verona deve crescere e tornerà a fare cose che sa fare, anzi le farà ancora meglio rispetto a prima. In questo momento è una squadra che nelle sofferenze, e io ho visto una grande crescita dal punto di vista caratteriale.